Мною прийнято рішення про проведення спеціальної воєнної операції. Росія здійснила удари по нашій військовій інфраструктурі та по нашим прикордонникам, прикордонним загонам. В багатьох містах України було чутно вибухи. giorno di questa guerra voi avete condiviso con noi il nostro dolore e aiutate di cuore gli ucraini e gli ucraini lo ricorderanno sempre. необходимым поддержать предложение Министерства обороны и Генерального штаба о проведении в Российской Федерации частичной мобилизации. Дякую всім, хто допомагає нашій державі. Слава кожному і кожній, хто в бою. Слава Україні. 24 febbraio 2022 e 24 febbraio 2023, esattamente 365 giorni dall'inizio dello scoppio della guerra tra Russia e Ucraina. Una guerra che ha segnato quasi ogni giorno, ogni giorno che è stato contraddistinto dal suono delle bombe e dalla morte di tantissime persone. Diamo il benvenuto al professor Marino Adamore, sociologo della comunicazione. Grazie di essere con noi, professore. Grazie a voi per l'invito, come sempre. Professor Marino D'Amore, ehm, noi che facciamo questo lavoro, che dei media, abbiamo analizzato questi 365 giorni, li abbiamo raccontati nella maniera più reale possibile. Ehm. E la realtà tante volte è veramente molto cruda. Esattamente, e questa realtà molto cruda, come diceva Francesca, giustamente, opportunamente, spesso e volentieri però dai mass media, è stata anche molto enfatizzata. Beh, questa è una guerra sicuramente mediatizzata. È una delle guerre più raccontate. Insomma. A me viene in mente, voi per motivi generazionali forse non la ricordate, ma quando nel 91 ci siamo svegliati con le bombe su White City, eh, insomma, il, la guerra del Golfo, che fu forse la prima raccontata però da un mezzo di comunicazione come la televisione. Ora ci, ci troviamo in uno scenario mediatico completamente diverso. Ed è stata una guerra anche molto social. Vediamo anche l'utilizzo dei social network e dei programmi che Zelensky e lo stesso Putin, non in persona, ma ovviamente riportati dal il suo staff. Line. Esatto, fanno, fanno, fanno un uso molto largo di questi, di questi mezzi. Detto questo, a prescindere da qualsiasi narrazione e spettacolarizzazione più o meno condivisa, c'è da dire che effettivamente si ha il medesimo effetto occhio di bue: nel senso che poi. Dopo i primi mesi in cui ha rappresentato un po' il nucleo di tanta informazione, adesso questo interesse sta un po' scemando. Nonostante lì, la guerra continui, ovviamente, magari fagocitato e surclassato da un altro evento altamente traumatico come per esempio il terremoto in Turchia e in Siria esattamente, venivamo da un altro evento che era la pandemia, la pandemia. Professor Marino D'Amore, eh, nel servizio nella copertina eh, dei colleghi dell'ANSA abbiamo visto anche Volodymyr Zelensky il presidente ucraino, abbiamo anche il video che ha lasciato questa mattina, Volodymyr Zelensky lo utilizzerei un istante come immagine di copertura poi andremo a Kiev a vedere come si è svegliata la città questa mattina 365 giorni dal, dallo scoppio del, del conflitto, di quello che doveva essere uno operazione speciale che doveva durare pochissimo 5 giorni e che poi è durata 375 giorni ci auguriamo che termini il prima possibile. È, possibile. è cambiata la figura di Volodymyr Zelensky, professor Marino D'Amore. Profondamente. Beh, è un esempio classico di quella che possiamo definire comunicazione simbolica. Diciamo Ha svestito nel tempo gli abiti istituzionali del presidente di una nazione e ha vestito anche per il proprio popolo quelli del combattente. Un abito, un abbigliamento molto più informale che vuole comunicare un messaggio, che è quello della vicinanza al suo popolo. E la cosa importante da sottolineare è il fatto che lui non compaia in questo modo solo nei, nei video che condivide, ma anche negli incontri ufficiali e nel, negli interventi che fa, per esempio, alle Nazioni Unite o in qualsiasi altra nazione. Questo è un uh, monito molto importante e soprattutto vuole sottolineare un altro aspetto fondamentale il ruolo della vittima rispetto a quello del carnefice, cioè del popolo aggredito rispetto al popolo aggressore, che invece è impersonato anche in quel caso simbolicamente da Putin, che ha conservato una esteriorizzazione, quindi una visibilità molto formale, molto istituzionale, sempre in giacca e cravatta, contornato dal, dal suo staff e soprattutto anche Lavrov, per esempio il, il ministro, fa la stessa cosa, applica quella medesima comunicazione lì. Questo è molto importante perché è un sottotesto che dà ancora più significato. Al, al messaggio che vogliono inviare e vogliono veicolare. 365 eh. giorni, quindi dall'inizio dello scoppio del conflitto, andiamo a vedere come si è svegliata questa mattina la cittadina di Kiev. Siamo nella piazza antistante la cattedrale di Santa Sofia, nel centro di Kiev, oggi 23 febbraio, alla vigilia dell'anniversario dell'inizio di questo conflitto, di questa parte del conflitto durissimo tra Kiev e Mosca, che dura senza sosta da 12 mesi. La città aspetta questo anniversario un po' con il fiato sospeso, non c'è un timore, una paura dichiarata naturalmente, perché lo spirito nelle ultime settimane, negli ultimi mesi è. La vita va avanti, però rimane l'attesa come un tempo sospeso per capire cosa succederà effettivamente domani sia in città sia in tutti i punti di fronte. Questo è un alimentari a Kiev, un negozio di alimentari che si trova um, all'esterno di un e nell'ambito di un complesso, di un condominio del 1901. Storicamente questo era Costruito e pensato come un rifugio, ma negli anni, nei decenni, non era mai stato utilizzato come tale, bensì come negozio di alimentari che serviva il quartiere, il vicinato. Ebbene, dal 24 febbraio è tornato a essere un rifugio con in più la possibilità di avere viveri e di comprarli. Kiev non è come un anno fa: eh, la situazione è più tranquilla, c'è una specie di nuova normalità, tutti sanno cosa fare, dove andare. Quando scatta l'allarme, l'allarme scatta più raramente, però qui si può sempre venire in qualsiasi momento, anche perché sì, c'è calma, ma non si sa nemmeno cosa può succedere domani che è l'anniversario dell'inizio diciamo, dell di questo conflitto dell e dell'arrivo qui. Si può sempre venire qui a Sant'Aventari che è ancora un rifugio per tutti i condomini, per tutti i vicini in questo quartiere. Dal 24 febbraio in poi è un luogo eh, dove tutti sono benvenuti, quando suona la sirena chi si trova nelle vicinanze può venire qui e rifugiarsi perché è sottoterra, perché è sicuro e ha tutte le caratteristiche necessarie per ripararsi durante, durante l'allarme. Roscia è la mascotte di questo alimentari rifugio. Mi ha tenuto compagnia a tutte, anzi ha ospitato tutti, perché questa in, in realtà è casa sua e per questi 12 mesi ha aperto questa sua casa a tutti i condomini. Lei sta facendo... cioè. Entriamo in una parte del rifugio dove Maria, che lavora qui, tutto, tiene tutto, le tutto sue cose cabinet, Sei, lei, e lei è ha, è ha tutto proprio tutto vissuto qui per qualche giorno. Ha qui la sua valigia, come tante persone, la, la valigetta la chiamano qui. La valigetta pronta. è un è così da, da un anno praticamente, si vive così da un anno. Una situazione eh, difficilissima, indescrivibile, inaspettata, soprattutto nell'epoca e nei tempi moderni che viviamo. E noi ovviamente... pensavamo di certo. aver imparato dalla storia e invece... No, e ci auguriamo e continuiamo a dirlo, continueremo a dirlo e non ci stancheremo mai che questo conflitto tremendo... Eh, termini il prima possibile. Comunque, 365 giorni di guerra, e racconto, l'approfondimento questa sera ovviamente nel telegiornale delle ore 19.30 di Cusano TeleTV TV con il collegamento con l'Ucraina con la nostra corrispondente Irina Gulei e altri approfondimenti durante la prima serata con Roberta Feliziani, la sua Italia città aperta. E a proposito di Italia, a proposito di consumi, cambiamo argomento. Salutiamo Domenico Letizia che ci torna a trovare, buon pomeriggio. E Sabrina Zuccala, grazie mille di essere con noi. A tutti. Sabrina Zuccarà tra l'altro presidente di Forward Aerospace, giusto? Sì, esatto Benissimo Esatto. Benissimo, allora io chiedo due cose alla regia, uno se ci può alzare l'audio perché sentiamo un pochino basso, grazie Emanuele, la seconda Emanuele se ci può far vedere una locandina di un evento che si terrà alla Camera dei Deputati, un evento eh, interessantissimo perché se si parla di Made in Italy possiamo parlare anche di nanotecnologia, la soluzione italiana alle nuove eh, sfide nei cinque eh, domini, alla sala stampa della Camera dei Deputati ci sarà martedì. 7 marzo 2023 alle ore 10, e lo vedete interverrà anche la dottoressa Sabrina Zuccarà. Eh, dottoressa, nanotecnologie, quando parliamo di nanotecnologie, di Made in Italy, di cosa parliamo? Beh, intanto parliamo di scienze, di ricerca e di studio, parliamo di qualcosa che è iniziata anni fa, parliamo di persone che si sono dedicate completamente all'innovazione e allo sviluppo del futuro del nostro paese. Domenico Letizia, evento importante, sede importante per trattare queste tematiche. Eh sì, direi, come ha avuto modo di accennare molto velocemente la Presidente Sabrina Zuccalà, il mondo delle nanotecnologie è un mondo estremamente innovativo, in quanto poi con Sabrina spero avremo modo anche di capire cosa sono le nanotecnologie. Però eh, attraverso queste estreme innovazioni tecnologiche si può modificare e rendere il processo produttivo, il sistema industriale italiano estremamente competitivo, innovativo e soprattutto perché diviene Made in Italy? Perché tutto ciò, così come l'evento eh, che avete citato della Camera dei Deputati, proviene dalle migliori eccellenze italiane. Quindi ecco perché anche il Made in Italy innovativo, mi permetto di dire, e diviene estremamente importante, in questo caso per quanto riguarda i cinque domini eh, dei conflitti e dell'attualità geopolitica, il rapporto con la blue economy, col mare, tutto ciò che in qualche modo attraverso le innovazioni tecnologiche, attraverso... Il substrato, la nanomateria riesce a fortificare, a implementare, a innovare quelli che sono i processi industriali e gli stessi prodotti, eccellenza del Made in Italy. Ecco, l'eccellenza del Made in Italy, professor Marino D'Amore, anche mh, analizzando la comunicazione legata a questo, arriva un nuovo governo, si istituisce un ministero, o meglio, c'è un ministero che cambia nome, c'è la denominazione, denominazione del Ministero della tutela del Made in Italy, polemiche a Iosa. Perché le polemiche anche su questo, professor Marino D'Amore? È fondamentalmente un qualcosa di strettamente politico questa polemica? Sterile, conferma? No, diciamo che le polemiche sono animate sicuramente da un substrato ideologico-politico che, secondo me, in questo caso non ha motivo di essere: nel senso che, tra le tante cose buone che abbiamo qui nel nostro paese e che non vengono valorizzate, sicuramente l'eccellenza in tantissimi campi che non vengono riconosciuti solo a livello autoctono, cioè nel nostro paese, ma anche e soprattutto all'estero andrebbero valorizzate, andrebbero valorizzate perché indubbiamente avranno e hanno, hanno sempre avuto un indotto nella politica, nella produttività, ma anche nell'evoluzione del Paese. Il fatto che ci sia questa poca voglia di visibilità rispetto a quelle che sono le eccellenze e le cose buone fatte in Italia, solitamente anche all'estero c'è una sorta di stereotipo rispetto all'Italia, no? viene raccontata non solo mediaticamente, ma anche a livello di opinione pubblica. Secondo quelle che sono le criticità sociali. Abbiamo anche un sacco di sudditanza psicologica per quanto riguarda cosa ne pensano all'estero. Sì, eh, questo eh. è vero, questo è vero, ma, è, ripeto, è una stereotipizzazione eh, fine a se stessa, perché poi eh, anche all'estero, magari non pubblicamente, ma sono costretti ad ammettere che in alcuni campi la superiorità italiana Italia è assolutamente so it bank, incontrastata. No? Certo. Penso alla moda, penso all'arte, al cibo. Al cibo. Anche. Eh, queste sono cose che in un paese contano. Tra l'altro, io credo. Lei parlava di cibo, riferendosi alla gastronomia, l'Italia è un paese, è un ponte verso, che unisce più continenti e in questo caso c'è un microclima in Italia che consente per esempio la coltivazione di alcuni prodotti che in altre parti sono assolutamente impossibili e che rendono l'Italia un unicum no? all'interno di questo, oltre alla storia e alla tradizione che fortunatamente ci fa da beggare. A proposito di cibo, lei mangerebbe mai del pane, della pasta, della pizza con la farina di grilli? Perché abbiamo un'azienda Made in Italy che si è buttata, stata la prima. Anche su questo professore, poi vedremo un video e magari me lo dirà più tardi. Presidente Zuccalà, eh, tornando al made in Italy, ovviamente all'argomento della conferenza, andiamo a snocciolarlo perché le nanotecnologie all'interno del nostro paese comunque stanno facendo una grande evoluzione. Sì, assolutamente sì. Meno male dobbiamo dire, vuol dire che qualcosa sta cominciando a cambiare. Ma come mai meno male, presidente Zuccalà? Eravamo per... un po indietro, magari? Siamo parecchi indietro, nel senso che quando ho iniziato vent'anni fa mi sono trovata davanti a un, a un mondo completamente scoperto, un mondo dove nessuno o eh, in pochi sapevano cos'erano le nanotecnologie e da lì ho cominciato a, eh, a, diciamo, a divulgare questa, questa scienza trovandomi poi oggi con eh, queste società di cui sono presidente e di, con cui lavoriamo tantissimo in diversi ambiti. Ovviamente si parla di eccellenza italiana, noi siamo un'azienda una che, un che rappresenta l'eccellenza le, eh, italiana e, eh, e non solo, anche internazionale. Quindi diciamo che eh, le aziende che vogliono veramente fare il grande passo eh, devono veramente, ehm, come si può dire, impegnarsi molto perché c'è tanto, tanto, tanto da fare veramente. Assolutamente. Allora, Emanuele, io vorrei andare a vedere un servizio legato al Made in Italy che avevamo selezionato poc'anzi, anche perché tra poco avremo Marco Vignola nel blocco successivo, che è di Energia Unione Consumatori, eh, e con lui parleremo anche di quelle che sono le sfide quotidiane degli italiani. Io però vorrei andare a vedere il dato che è uscito dall'Istat pochi giorni fa eh, ed è riportato ovviamente sul tag 24 Bionicusano con molteplici articoli e pubblicazioni dove si legge che l'inflazione, un in termine che ci fa spesso e volentieri paura che abbiamo già analizzato più volte. E di cui sentiamo, volte, non solo, e leggiamo tantissimo su tutti i giornali da, da, poco, da molto tempo a questa parte. Ha rallentato a gennaio, ha segnato un, un lieve calo. Cosa vuol dire questo lieve calo segnato a gennaio per quanto riguarda l'inflazione? Scende al 10% l'inflazione a gennaio con la frenata delle bollette. L'Istat lima la stima preliminare, confermando, nonostante il dato resti ancora due cifre, il netto rallentamento dei prezzi al consumo, che a dicembre scorso avevano segnato più 11,6% annuo, dopo il picco di più 11,8% raggiunto a ottobre e novembre. Su base mensile l'aumento si ferma allo 0,1%. Rallenta la corsa anche il carrello della spesa. La dinamica dei prezzi dei beni alimentari per la cura della casa e della persona. Persona. Si attesta infatti a più 12% dal più 12,6% del mese precedente, un dato che comunque resta alto e tiene imprese e consumatori in allarme. La discesa dell'inflazione risente infatti dell'andamento delle componenti più volatili dell'indice e si deve principalmente all'inversione di tendenza dei beni energetici regolamentati. In altre parole, al calo delle tariffe per l'energia elettrica a mercato tutelato e il gas per uso domestico. Le famiglie continuano a subire l'impatto del caro vita e la stangata. Sui portafogli è ancora pesante, almeno 2.900 euro in più l'anno, calcolano le associazioni dei consumatori. Bene, professor Marico D'Amore, l'inflazione il Made in Italy eh, frena o no? Il no. Made in Italy è un'occasione un sicuramente per risollevare, se condotta e valorizzata nel modo giusto, anche quel tipo di problema. Eh, noi siamo uno stato, ecco questo secondo me va sottolineato e troppo, troppe volte viene taciuto, che potrebbe vivere solo di turismo. Perché solo cioè, di Made in Italy. Solo di Made in Italy e solo di turismo, ma non solo, mi riferisco solo al turismo culturale che ha a che fare con i monumenti o con la visita dei musei, anche con il turismo gastronomico ci sono degli, dei viaggi che vengono connotati anche da questo aspetto che sono molto importanti. Beh, Napoli, baluardo di questa tipologia Certo, però di me, professore... non sottovalutiamo Roma, anche altre certo. città italiane hanno una tradizione davvero importante da questo punto di vista. E credo che questo sia un aspetto su cui debba per forza sia necessario premere l'acceleratore, perché davvero può essere, rispetto agli altri stati, c'è una concentrazione nel nostro paese che nessun'altra nazione conosce. E questo sarebbe un vettore non solo di crescita, ma anche di miglioramento e di evoluzione, anche a, in un mercato profondamente concorrenziale come quello globale, in cui ci sono tanti attori a competere. E lo e sfruttiamo nel migliore dei modi? Ma assolutamente assolutamente, no. No. assolutamente, assolutamente no. no. Certo, professore, lei mi parla di turismo. Io avevo appena detto alla regia di lanciare un servizio tra poco, eh, però lei mi parla di turismo, allora l'economia della bellezza potrebbe sostituire quel servizio, a meno che la dottoressa, che è in collegamento eh, con noi, Sabrina Zucca, non, non mi cambia le carte in tavola. Cos'è che traina maggiormente il Made in Italy? Perché io ho un servizio che parla del mercato ortofrutticolo, il professore mi parlava di turismo, lei magari mi, mi può parlare, non so, del mercato tessile. Ecco, dalla sua risposta... La sua Esatto, dalla sua risposta se ne scaturirà la scelta della regia del servizio, ecco. Diciamo che io vorrei puntualizzare di più sulla scelta del, della diversità tra Made in Italy e 100% Made in Italy, intanto. Perché comunque. Cioè, è giusto, è più questo, più è giusto spiegato, eh, questo è giusto, va spiegato. È giusto. Un passaggio ulteriore. Quindi, intanto, la, la, la scelta del Made in Italy deve essere, eh, deve essere comunque precisa: nel senso che l'acquirente, chi comunque va a comprare questi, questi prodotti Made in Italy, deve avere la certezza che questi siano. Made in Italy. Il Made in Italy ovviamente ci sono delle leggi che le, le reputano, chiaramente, che regolano il Made in Italy. Quindi eh, eh, dobbiamo capire se scegliere il Made in Italy o il 100% Made in Italy. Io starei per lo sfruttamento del, del settore 100% Made in Italy perché dobbiamo, darsi, dobbiamo far sì che questo grande volano che è ovviamente il PNRR, possa ripartire proprio dalle eccellenze italiane, proprio dal Made in Italy. Perché senza di questo noi non riusciremo più a fare nulla. Domenica indizia, Uno dei tre. Tessile, ortofrutticolo o, eh, o cibo o Scientifico turismo. Scientifico anche. Ne scelga uno, così lanciamo il servizio e poi ci dobbiamo salutare. Ma devo dire che il Made in Italy è soprattutto un insieme di prodotti che all'estero riescono ad, ad accedere e ad avere... Un grande risalto sui mercati internazionali, ma se c'è una chicca, diciamo che spesso non viene valorizzata perché si parla sempre del food, è proprio quella scientifica. Abbiamo tutte delle opportunità tecnologiche, innovative e digitali che nel nostro paese vengono sviluppate e implementate, ebbene, anche questo è made in Italy e merita la domanda. Noi, come università Niccolò Cusano abbiamo degli esempi specifici calzanti, professor Marino d'amore è giusto ricordarlo perché. In eh, questo giusto. senso, siamo una realtà. Mi, insomma, ne, sono onorato di farne parte e all'avanguardia sotto questo aspetto. Forse, anzi, sicuramente, eh, una delle, delle eccellenze italiane da questo punto di vista. E allora noi ricordiamo l'evento, possiamo vederlo in, in copertina, questa conferenza stampa che si terrà nella sala stampa della Camera dei Deputati. Martedì 7 marzo 2023, ore 13 e tra di loro ci sarà anche la dottoressa Sabrina Zuccalà che ricordiamo presidente di Forward Aerospace. Grazie davvero dottoressa Grazie Zuccalà. Grazie mille dottoressa, ringraziamo anche Domenico Lotizia per essere stato con noi. E ovviamente un caro saluto a tutti voi, ci tengo solo a precisare ore 10. Ore no, no. 10, ore 10, ore 10. Dopo tre ore insomma Domenico Lotizia a 10, 13, non ci facciamo più casa, avevamo comunque la, 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 la locandina, grazie, grazie davvero a voi, grazie Salutiamo al professor Marino D'Amore grazie a voi come sempre a cui auguriamo un weekend meraviglioso e con il quale ci ritroveremo venerdì prossimo insomma l'argomento non ve lo spoileriamo no spoileriamolo anche. Spoileriamo? no perché non me lo ricordo ah, vorrei... <ride> allora... no lo ricordo benissimo lo ricordo benissimo però non spoileriamo nulla pubblicità ci fermiamo eh, tra, tra poco. poco parliamo di un sacco di cose, fermi lì